Mini recensione richiesta tramite donazione Patreon da Giglia, che mi chiede di parlare del film del 1993 L'innocenza del diavolo di Joseph Ruben, come Kaley Culkin, Elijah Wood, David Morse. Allora, la storia è questa: Mark è un ragazzino a cui è morta la madre da poco, il padre si deve assentare per qualche settimana e lo porta quindi a casa degli zii, dove in questa casa incontrerà appunto i suoi due cuginetti, interpretati uno da Macaulay Culkin, che interpreta appunto il piccolo Henry, e nel ruolo della piccola sorella, prima Macaulay Culkin, ovvero Queen Culkin, che interpreta appunto la sorellina Connie. Arriva in questa casa, sembra tutto normale, un ragazzino sveglio, il suo cugino appunto interpretato da Macaulay Culkin, molto carina la bambina, e tutto sembra essere normale finché non si rende conto il nostro appunto Elijah Wood, che interpreta appunto il ragazzo a cui è morta la madre all'inizio, il bambino, che in realtà suo cugino è un pazzo completo, che sadico e che probabilmente è un serial killer in nuce. E di lì appunto tutto quello che il nostro povero protagonista cercherà di fare per far sgamare il resto, al resto della famiglia, a tutti gli altri che non gli credono assolutamente. E di lì poi tutto quello che succederà. Allora, è un film che boh, ha una recitazione su buoni livelli, David Morse è bravo, i due bambini, tutti e due 12 anni all'epoca, mi pare molto molto in parte, Macaulay Culkin è riuscito a passare, avevamo perso l'aereo di 2 anni prima, a questo con un bello sguardo e una faccia giusta, e Elijah Wood già dimostrava tutto il suo talento, ma dimostrava anche in Tempesta di Ghiaccio di Ang Lee, un attore veramente bambino molto molto bravo. Il film è quindi diretto da Ruben, che è un regista che fece anche dei film interessanti, è un regista di mestiere, di buon mestiere, infatti tutto tranne la regia manca il film, ci sono dei bei movimenti di macchina, una bella fotografia, la scena della bambina che muore sul ghiaccio è notevole, il finale è veramente niente male. Poi però per il resto si trova di fronte a una storia abbastanza rivista, insomma, per come viene costruita narrativamente, con il ragazzino che sa troppo ma non viene creduto da nessuno, una tensione che vorrebbe essere hitchcockiana ma che non funziona proprio perché la sceneggiatura c'ha bui ogni 10 minuti, purtroppo è bucherellata, sono troppe cose che non tornano. Adesso rivedendolo per questa mini recensione in realtà mi sono reso conto che il film è più modesto di quello che mi ricordavo, è bella la fotografia, c'è un buon montaggio, i ragazzini sono bravi, la regia è buona ma la sceneggiatura no. Proprio mi sono reso conto e non posso sputtanarvelo che ci sono 3-4 punti in cui non torna proprio un cazzo. Sta di fatto che il film, nonostante in alcuni punti funzioni, non funziona proprio perché, nonostante la storia è un po' rivista, però messa in scena di sicuro con buona mano e buoni attori, ripeto però, se i dialoghi ogni tanto sbarellano, se la storia perde proprio il punto, la narrazione se ne va. Ne va completamente, se ne va anche la nostra attenzione. Un trillerino come altri 6.000 che all'epoca funzionò e che comunque doveva funzionare proprio perché si va a sfruttare Macaulay Culkin fino alla fine. Padre era un pazzo, gli faceva fare di tutto, però insomma, alla fin fine, lo ripeto: se vi garbano i trillerini, provate a dargli un'occhiata. Per molti è un grande film, per molti è un film di merda. Per me è il classico film di mezzo. Lo guardi e poi può garbare di più o garbare di meno perché comunque non ha niente di eccezionale, niente di così orribile. Se non, ripeto, alcune parti di sceneggiatura che sono veramente deleterie. Per il resto, insomma, provate a dargli un'occhiata. L'innocenza del diavolo 1993 è qui sotto. È il classico filmino, insomma, che all'epoca fece tanto parlare di sé e che adesso è andato a scomparire, tranne che per altri, alcuni che lo hanno fatto diventare assolutamente un cult. A voi, insomma, la sentenza finale.